Chiellini diventa Chielino, Alessandro invece che Alessandro. Raga, fate una cosa, fate lo screen alla meme più bella, taggatemi su Instagram e io ve le reposto tutte quattro, raga. Raga, prima che il video incominci, se anche voi siete indignati di questa cosa, che la Juventus non sarà in FIFA 20, lasciate un pollicione subito e fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa situazione, perché io sono veramente, veramente dispiaciuto. Di questo nuovo video qui è Talox e oggi, raga, siamo qui per un video un po' particolare. Come tutti sappiamo, ieri è stato ufficializzato il fatto che la Juventus non sarà presente in FIFA 20, ma avrà il nome di Piemonte Calcio. Così sul web si sono iniziati a creare dei dibattiti, delle teorie, delle anticipazioni, raga, hanno provato a creare delle cose che sono state troppo ma troppo divertenti. Fatemi sapere qui sotto voi qual è la più divertente tra queste cose che vi farò vedere, perché ci sono anche cose serie, insomma, che ci faranno un po' riflettere. Questo è il mio profilo Instagram, raga, quindi andatemi tutti quanti a seguire, mi raccomando. Guardate che bella bestia fisicata qui che ci abbiamo, raga. Prima immagine che viene mostrata su Instagram, raga, è questa sorta di concept di carta di FIFA 20 con Cristiano Ronaldo, regà. E guardate lo stemma lì a posto della Juventus. Facciamo uno zoom con lo stemma del Piemonte Calcio, raga, ma è inguardabile assolutamente. Non si può vedere una cosa del genere, raga. Prossima Ronaldi, regà, con la sua faccia bruttissima. Questa è quella lì, quella sagoma di bronzo che è stata fatta all'aeroporto, che poi è stata sostituita, se non erro. Ok, raga, è fatta davvero in modo ironico, con una J soltanto a posto delle due che ci sono nello stemma della Juventus, che poi sono una J e una T, mi sembra, non vorrei sbagliare, non vorrei dire cavolate. Comunque sia, questo qua è fatto in modo davvero davvero fantastico. Poi c'è comunque chi prova a fare delle cose serie su questo Piemonte Calcio. Infatti guardate che bel concept di carta di FIFA 20 che ha creato questo, con lo stemma orripilante del Piemonte Calcio, che in realtà non è del Piemonte Calcio, sembra tipo quello della Juventus leggermente modificato, quello di prima, con Paolo Dybala, Cristiano Ronaldo e De Ligt. Regà, va bene tutto, cioè ci sta come cosa, ma un gioco come FIFA 20 non può non avere Ronaldo con lo stemma vero della Juve. Cioè Ronaldo, tra parentesi, regà, è l'uomo simbolo. Nella copertina di FIFA, del prossimo FIFA, che ancora ovviamente non si sa chi c'è, sicuramente non ci sarà Ronaldo, perché, raga, come fanno a metterlo con la maglietta se non hanno la licenza quella della Juventus? O forse faranno qualcosa di diverso? Questo non lo so. Siamo su Twitter, raga, e questa è la meme più bella. AC Milan, Napoli, Piemonte Calcio, con il draghetto brutto. Raga, fate una cosa, fate lo screen alla meme più bella, taggatemi su Instagram e io ve le reposto tutte quattro, raga. Ok, lui prova a ironizzare sulla copertina in modo molto molto ambiguo. Ok, siamo sempre noi, ma non dobbiamo farci riconoscere. Mettono gli occhiali con i baffi a Cristiano Ronaldo e la torta a posto dello stemma con le tre stelle. Ecco, poi c'è lui che giustamente dice ok che non ci sarà lo stadio, ok che non ci sarà il kit, ok che non ci sarà lo stemma della squadra, ma Cristiano Ronaldo, se dovesse rifinire in copertina, che foto, che maglietta gli mettono? Giustamente gli metteranno quella del Piemonte Calcio, chi lo sa. No, raga, perché da quello che sembrerebbe attualmente dovrebbe esserci Neymar nella copertina, non sono sicuro, comunque sia, da quello che ho visto. Poi c'è anche chi ironizza stile Avengers Endgame della Juventus in FIFA 20, con lo schiocco di Thanos e Cristiano Ronaldo che si sbriciola tutto quanto in polvere. Addio Juventus, è stato un piacere averti avuto in questi FIFA, bellissimo. Raga, ad apprezzare però pure chi ci si impegna a fare queste cose, perché non so con quale coraggio tu hai creato questa grafica spettacolare sul Piemonte Calcio, che è davvero bellissima, raga. Cioè sta grafica è proprio da 10 e lode, però è una vergogna vedere Cristiano Ronaldo con sto scudetto dietro, raga. Ma mi fate sapere per favore voi qui sotto cosa ne pensate. Dato l'arrivo di De Ligt, c'è anche chi si sbizzarrisce a ironizzare su questo fatto del Piemonte Calcio uscendo un po' dallo schema di FIFA. De Ligt che arriva e fa: sono molto felice di essere qui, ho sempre sognato di giocare nel Piemonte Calcio.
Raga, la Juventus sarà la squadra più trollata dell'anno 2019-2020, senza dubbio. Per non scordarci, raga, di Mark Lenders, che aveva già preannunciato tutto nella serie di Holly e Benji, una puntata, Mark Lenders si trasferì a giocare in Italia. E alla domanda in che squadra sei andato a giocare, lui rispose: sono andato a giocare nel Piemonte, perché non avevano i diritti della Juventus. Quindi grande Mark Lenders, che hai indovinato tutto. Poi vabbè, c'è anche chi se la prende a bene e fa questi meme con bellissimo, la eSports affacciata dalla finestra e Juventus e Corabi che giocano come due bambini utilizzando le meme di SpongeBob. Bellissima anche questa, raga, fateglielo screen assolutamente. Ok, poi abbiamo lui che prova a fare la formazione del grande Andrea Pecchia, prova a fare la formazione del Piemonte Calcio, iniziando da Szczęsny, Aka, Cenzi, Cancelo, Cancello, De Ligt diventa De Luce, Chiellini diventa Chielino, Alessandro invece che Alessandro, Ramassi che sarebbe Ramsey, Piani, in teoria Pjanic, Matelo Devodì che sarebbe Matuidi, Cattolico che sarebbe Cristiano ovviamente, Ilcardo che sarebbe Icardi e Disballa. Cioè, raga, il trash più assoluto, perché speriamo che non accada in come in PS, che non avevano i diritti manco dei nomi. E lì, raga, era veramente il trash vero. Intanto il web, tipo, ecco, quest'altro che prova a rifare lo stemma del Piemonte. Bruttissimo questo qui, raga, bruttissimo. Anche lui che prova a ricreare l'immagine di Dybala con la scritta Piemonte. Raga, rimango davvero davvero deluso. Quindi raga, io spero che questo vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, fatelo screen alle migliori e ripostatemi su Instagram, mi raccomando. Come sempre qui dal buon Talox è tutto, ci vediamo dopo domani in un nuovissimo video di Talox, Team Different, bella!